La BCE potrebbe riuscire a non spendere nemmeno un centesimo sulle obbligazioni sovrane, secondo un membro del consiglio direttivo della Banca Centrale. Il Tesoro vende obbligazioni triennali a rendimento più basso di quasi 2 anni. Il supporto tedesco al Fondo di salvataggio europeo accelera le trattative sull'acquisto di obbligazioni spagnole. I partiti europeisti vincono le elezioni in Olanda e offrono un sospiro di sollievo alla Germania. Di questo parlo con Fausto Panunzi, professore di economia politica dell'Università Bocconi, in collegamento internet da Milano. Ciao Fausto, bentornato ragazzo. Grazie, buonasera. La minaccia di un acquisto illimitato del programma della Banca Centrale Europea potrebbe significare che alla fine non sarà necessaria nessuna azione, dice ai giornalisti Panicos Demetriades, 53 anni, capo della Banca Centrale di Cipro, membro del consiglio direttivo della BCE, ex funzionario della Banca Mondiale, ex collega del premio Nobel Joseph Stiglitz ai tempi della crisi asiatica. Nessuno si mette contro la potenza di fuoco illimitata di una banca centrale, aggiunge Demetriades. Il banchiere centrale di Cipro, che ospita l'incontro dei ministri finanziari nel fine settimana e che a giugno ha chiesto il salvataggio europeo, parla forse del migliore dei casi, Fausto? Ah, certamente quello sarebbe il migliore dei casi. Fino ad ora ci si è lamentati che quello che mancava per risolvere il problema della crisi dell'euro era qualcuno che avesse un bazooka, qualcuno che avesse una capacità di fuoco illimitata. E la BCE, con la sua abilità di stampare moneta, in teoria ha la capacità di una capacità limitata di acquisto dei titoli dei paesi che sono in questo momento in sofferenza. E quindi l'idea dietro questa affermazione è che nessuno vorrebbe mettersi contro la BCE e che pertanto basta il solo annuncio del programma di acquisti della BCE per spaventare i mercati o in qualche modo indurli a non cercare di vendere i titoli dei paesi che sono in difficoltà. Ma naturalmente questo è il migliore dei mondi possibili, bisogna vedere se questo accade e in particolare bisogna vedere se i mercati crederanno effettivamente che i paesi che sono in questo momento in difficoltà, come la Spagna, continueranno nelle politiche di risanamento dei loro conti, perché se questo non accadesse, a quel punto qualcuno probabilmente vorrà andare a testare se veramente la BCE è disposta a fare whatever it takes, qualunque cosa serva per riuscire a tenere bassi i rendimenti dei titoli di paesi come Spagna e Italia. Quindi quello è il migliore dei mondi possibili, ma non è detto affatto che quello sia l'esito certo scritto, perché appunto dipenderà anche da quello che faranno paesi come Spagna e Italia nei prossimi mesi. Forse vale la pena ricordare che la Banca Centrale Europea ha speso circa 220 miliardi di euro sotto il programma limitato, diciamo, quello che ha fatto in passato di acquisto di obbligazioni. In quel caso, come dire, c'era meno precisione nel tiro della BCE, però appunto sono usciti 220 miliardi. La differenza grossa è fra acquisti illimitati, quindi whatever it takes, e invece acquisti che sono già limitati. È chiaro che un annuncio di un intervento che ha un limite massimo, tra l'altro piccolo rispetto ai fabbisogni europei, non poteva avere effetto. Quello che è nuovo, quello che cambia adesso, è che appunto Draghi ha lasciato intendere la possibilità di acquisti illimitati. È questo che dovrebbe fare in teoria la differenza rispetto al passato. Insomma, qualche differenza già la vediamo. Oggi l'Italia vende ancora debito a 3 anni al rendimento minore in quasi 2 anni, un giorno dopo che la Corte Costituzionale tedesca ha dato il via libera al piano della Banca Centrale Europea, appunto con l'approvazione del fondo ESM. Il Tesoro a Roma vende 4 miliardi di euro di 3 anni a un rendimento del 2,75%, ribasso dal 4,65% dell'ultima asta di simile scadenza il 13 di luglio. È il minimo che l'Italia ha pagato dall'ottobre del 2010. Questo calo, diciamo, è in linea con le aspettative del banchiere centrale cipriota.
Ma diciamo che certamente l'annuncio di Draghi della settimana scorsa e la decisione della Corte Suprema della Germania ieri hanno aumentato gli strumenti a disposizione dell'Europa per riuscire a far fronte alla crisi dell'euro. Quindi sia la Banca Centrale che l'SMS a questo punto potranno fare acquisti di titoli di Spagna, Italia, Grecia, dei paesi che avranno bisogno. E questo ovviamente ha avuto effetti positivi sui rendimenti dei titoli di questi paesi. Quindi, da questo punto di vista, vediamo che c'è stato un progresso, almeno per il momento, nella percezione che i mercati hanno sulla capacità delle istituzioni europee di riuscire a far fronte alla crisi. Dopo tanti chiacchiere incomplete, sembra che qualche passo avanti più deciso sia stato fatto, e questo si riflette nei rendimenti dei titoli italiani, ma anche spagnoli, in questi giorni. Intanto vediamo il grafico del rendimento del BTP decennale, lo troviamo al 5,04%, è calato di oltre 50 punti base da quando il Presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, ha dato alcuni almeno dei dettagli delle intenzioni della BCE sul piano appunto di acquisto di obbligazioni. Ne approfitto per ricordare anche che il debito pubblico si sta leggermente limando, insomma sta leggermente diminuendo, la Banca d'Italia ha detto che è calato a 1.967 miliardi di euro dai 1.973 di giugno, anche se il totale preso a prestito dall'Italia rimane il secondo in termini nominali dopo la Germania. Questo rientra un po', insomma, in quello che dicevamo, diciamo, conferma anche il decennale, insomma, trova motivo di calare, nonostante, insomma, le promesse di Draghi si allungano fino a 3 anni. Certamente sono notizie positive anche quella che riguarda i conti italiani, anche se ovviamente è un'entità ancora poco significativa, ma naturalmente sono notizie che lasciano pensare che le politiche economiche del governo Monti stiano andando nella direzione giusta, anche se ovviamente, come ha ricordato Monti stesso, in questo periodo i provvedimenti del governo stanno aggravando la crisi congiunturale dell'Italia. Ma la speranza è che questi provvedimenti poi riusciranno ad avere un impatto benefico già nei prossimi mesi. Di fatto, in realtà, il governo non aveva altre scelte che quella di incidere sui conti pubblici, ad esempio attraverso l'aumento delle tasse con l'IMU, che ha contribuito ovviamente a risanare parzialmente i conti, anche se questo ovviamente ha avuto un effetto depressivo sull'economia in questi mesi. Diciamo che le diverse pezze del puzzle che potrebbe riuscire a portare a una soluzione della crisi europea stanno cercando di andare lentamente al proprio posto. Da una parte l'intervento di BCE e dell'SM per acquistare i titoli, dall'altro i governi, come quello italiano che stanno cercando, ma quello spagnolo, stanno cercando faticosamente di rimettere in sesto i conti, sono entrambi i fattori che devono provvedere insieme perché si arrivi a una soluzione. Ecco, diciamo che vediamo qualche timido segnale che si sta andando nella direzione giusta, anche se non c'è alcuna garanzia che poi l'esito, il traguardo si riuscirà effettivamente a raggiungere. C'è un po' di dibattito proprio su quello a cui hai accennato adesso, no? Cioè che Monti l'altro giorno ha detto sì, siamo coscienti di aver fatto delle politiche che la crescita invece la limitano nel primo momento, ma appunto queste politiche guardano al futuro, a un futuro che dovrebbe essere più solido, no? In poche parole così ha detto. Ma alla Sì. resa dei conti si tratta di un equilibrio e molto delicato, no, Fausto? Certamente è un equilibrio perché ricordiamoci che gli interventi che la BCE si è disposta a fare, si è già disposta a fare, o anche gli interventi dell'SM saranno in ogni caso interventi condizionati. E questo vuol dire che da una parte c'è la possibilità di risolvere i problemi di liquidità e di rifinanziamento del debito dei paesi, ma dall'altro questo non avviene così, senza una contropartita. E la contropartita è appunto quella di adottare da parte dei paesi in difficoltà delle politiche che
vadano nella direzione di rendere i conti migliori e dall'altra rendere questi paesi più competitivi. Non a caso Monti sta in questo momento parlando di aumenti della produttività, di come riuscire a aumentare la produttività in Italia. Ecco, queste sono due facce della stessa medaglia. Non si può avere l'una senza avere l'altra, perché il problema è vero che da una parte c'è un problema di fiducia che non può essere risolto dall'Italia e dalla Spagna da sole, quindi c'è bisogno dell'intervento della BCE, c'è bisogno forse dell'SM, ma dall'altra non è pensabile che questo intervento avvenga senza che si pensi a lungo periodo a rimettere in sesto le economie di questi paesi. E quindi, se è vero che in questo momento, probabilmente nel breve periodo, le politiche del governo Monti hanno aggravato la congiuntura, è altrettanto vero che non erano misure che potevano essere differite se si voleva che si arrivasse alla creazione di questi strumenti come l'intervento della BCE o dell'SM, perché senza un intervento del governo italiano e spagnolo non avremmo avuto neanche la disponibilità di Draghi ad annunciare quel programma di acquisti potenzialmente illimitato. Il supporto tedesco al Fondo di Salvataggio Europeo accelera le trattative sull'acquisto di obbligazioni spagnole nel primo test di risoluzione dei governi europei e della BCE. Appunto, dicevamo, la Spagna potrebbe essere la prima cavia. Quello che ti passo adesso appare nel contesto in cui abbiamo disegnato questi giorni, grazie appunto alle notizie che sono arrivate dalla Banca Centrale Europea sul piano, grazie alla Corte Costituzionale tedesca, appare un po' strano, ma la Spagna in questo momento con Mariano Rajoy sta facendo pressione sulla Banca Centrale Europea per evitare, diciamo, un atteggiamento, se insomma me lo passi, da botte piena e da moglie ubriaca, no? Per convincere la Banca Centrale Europea a riprendere il vecchio piano di acquisto di obbligazioni senza coinvolgere le SM. Il non coinvolgere le SM comporterebbe la mancanza della condizionalità famosa, invece voluta dai tedeschi, eccetera, eccetera. Comunque quella condizionalità che al momento possiamo solamente dire corrisponde a una perdita almeno di una fetta di sovranità del paese che richiede l'acquisto, perché ancora i dettagli non sono chiari. Immaginiamo che insomma non la prenda la Spagna una soluzione del genere, però appunto potrebbe essere la Spagna il primo paese ad accettare, diciamo, il piano della BCE. Questo senz'altro sarà uno degli argomenti dibattuti alla riunione dei ministri delle finanze a Cipro nel fine settimana. Ma è chiaro che richiedere l'intervento dell'SM o della BCE richiede appunto ha un'implicazione di aver sottoporsi a un programma a partecipare a un memorandum, di sottoporsi ad alcune misure di politica economica, e quindi è essenzialmente una perdita di sovranità da parte dei governi che le fanno richiesta. E questo ha delle conseguenze negative anche sul consenso di tali governi. E quindi è chiaro che la Spagna, o anche l'Italia eventualmente, sono riluttanti ad accettare apertamente questi programmi, e quello che sperano è che ovviamente il solo annuncio dei possibili interventi ha avuto l'effetto di ridurre i rendimenti dei titoli, e quindi sperano che questo solo effetto di annuncio sia sufficiente senza doversi poi sottoporre alla disciplina che un'accettazione formale di questi programmi comporterebbe. E quindi diciamo che Rajoy credo che in questo momento starà tergiversando, sta cercando di prendere tempo per riuscire a capire se veramente sarà costretto poi veramente a fare domanda per un programma di assistenza, o se invece la sola predisposizione di questi programmi potrà avere un effetto sufficiente per togliere la Spagna dai carboni ardenti. Pare che ci sia anche la Francia che stia spingendo la Spagna ad accettarlo, il programma ufficiale, quello della BCE. Questo potrebbe essere un secondo mondo migliore in confronto a quello che dicevamo prima del banchiere centrale Cipriota, nel senso che se la Spagna dovesse accettare il programma, richiedere il programma, dunque la BCE e l'SM iniziano a comprare obbligazioni spagnole, questo poi potrebbe limitare invece la necessità dell'Italia e poi forse in un futuro della stessa Francia di dover richiedere lo stesso programma.
Ma non è chiaro quali possano essere le conseguenze. Da una parte, magari è vero che il fatto che l'intervento, nel caso spagnolo, potrebbe dare l'impressione che effettivamente le autorità europee stavolta sono in grado di risolvere il problema spagnolo. Dall'altro canto, non dimentichiamoci che la dotazione dell'ESM è molto limitata, il capitale di intervento è circa 500 miliardi di euro, e quindi se ci fosse un intervento sulla Spagna, questo ridurrebbe il capitale dell'ESM e quindi lascerebbe poco capitale per un eventuale intervento sull'Italia. Quindi non è chiaro quale sia la cosa migliore. Certamente quello che è chiaro è che il governo italiano non ha nessun incentivo ad essere il primo e che se in qualche modo la Spagna andrà avanti per prima, questa è una cosa che certamente il governo italiano accetterà meglio dell'alternativa, cioè di essere il primo a dover esplorare il funzionamento di questi meccanismi. Il primo ministro dell'Olanda vince le elezioni e rimane in carica. È il secondo caso del genere che accade nella zona euro dopo quello del premier dell'Estonia, il signor Andrus Ansip, a dispetto invece, Fausto, di tutti i premier che invece se ne sono andati in reazione alla crisi, principalmente dei paesi del sud Europa, dobbiamo dire. Certo, è un sospiro di sollievo per Berlino che i partiti europeisti abbiano vinto in Olanda e di conseguenza evitato la possibilità di un cambio di direzione della politica di uno dei paesi alleati di Angela Merkel. Certamente la notizia che viene dalle elezioni olandesi è una buona notizia per chi è a favore dell'euro, per chi spera che non ci sia un collasso della zona euro. È una notizia importante perché in qualche modo hanno perso gli euroscettici e non era ovvio che questo accadesse. Quello che vuol dire che gli olandesi sono convinti a maggioranza che i costi di una distribuzione dell'euro sono più grandi dei benefici. Questa è una cosa molto importante perché bisogna tener conto di quello che potrebbe accadere nel caso di una distribuzione dell'euro. Non sarebbero solamente gli effetti immediati, ma avremo probabilmente poi una rinascita dei nazionalismi a livello europeo, la rinascita di barriere al commercio tra gli stati europei. Quindi dobbiamo capire che probabilmente la distruzione dell'euro non avrebbe solo degli effetti immediati, ma avrebbe effetti di lungo periodo che potrebbero in realtà far tornare indietro l'orologio della storia a livello dell'integrazione europea. E il fatto che gli olandesi abbiano in qualche modo dato fiducia, anche se immagino non senza dubbi, alla costruzione europea è senz'altro un buon segno. L'alternativa sarebbe stata veramente molto, molto peggiore in questo momento. Fausto Panunzio è professore di economia politica all'Università Bocconi di Milano. Grazie mille Fausto a voi per averci seguito e ciao. Grazie.